Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per il nostro top della settimana numero 3474. Giriamoci e andiamo in postazione. Eccoci, numero 3474 con la copertina di foglie rosse e andiamo a vedere le storie della settimana. C'è un'anticipazione, tu da che parte stai? Paperopoli Live, mega ricchi, una poltrona per 3 dal 6 luglio su Topolino. In particolare, Rockerdak, Paperone Dakan, si vedrà in cosa consiste. Foglie rosse, un lungo inverno, storia migliore della settimana, mani basse. Paperillea del libro secondo e ultimo, episodio 1 e 2. Lord Eightquack presenta l'ora del terrore, Paperoga il lungo lunghissimo nastro misterioso, Anacleto e i giorni senza Paperino. In generale, ottimo inizio di foglie rosse, devo dire. L'Iliade continua a rovinare ogni cosa che butta in mezzo, ci sono giusto un paio di cose che si salvano e che valgono la pena di passare ed essere vagliate. La storia di Lord Eightquack non è male, ma considero superiore la precedente, quella iniziale, e Anacleto e i giorni senza Paperino è una storia normale, molto tranquilla. Saltiamo la prima, che magari non facciamo vedere il finale. Paperillia del libro secondo, La caduta di Roberto Gagnor e Alessandro Perina. Allora, io voglio fare un discorso molto schietto. Non so come mai Gagnor abbia voluto inserire così tante situazioni, come ha scritto Menci sotto il video scorso della scorsa settimana, fanciullesche, cioè piena di espedienti narrativi che conducono a cose moderne come i followers, influencer e tutti quei termini che non c'entrano niente. È fatto senza dubbio per alleggerire la trama, che comunque sappiamo essere un mito greco molto pesante, con molto sangue, molto combattimento e molte morti. Però non capisco come inserire delle cose del genere possa renderlo più leggero. Ma di contro si vede che non tutto è stato sbagliato, e in questa storia si riprende un po' quello che dovrebbe essere il leitmotiv dell'Iliade, ossia battaglie epiche e la paura di perdere un caro che si fa tangibile soprattutto nelle fasi finali della battaglia. Torna Achille in combattimento, e giusto una tavola da menzionare, una pagina, è questa dove c'è dopo Ettore, quindi Ettore, che saluta Minnomaca, che appunto prima di sfidare Achille, che con la sua biga sta andando verso le mura di Troia per combattere contro Ettore. E questa sì che è una bella tavola, loro abbraccio, la lacrima di Minni che ha paura veramente di perdere Ettore, di perdere Topolino. E il combattimento all'esterno che termina appunto con Topolino a terra, perché chiaramente non è che poteva ucciderlo, però mi è parso un buon espediente narrativo. Ma io non so cosa dire, perché come ho detto tutto quello che sembra partire bene viene rovinato, perché quando Achille si mette a cantare questo coro che non sto neanche a ripetere, cade tutto, cioè cade tutto, letteralmente tutto, e sbrocchi, cosa devi fare? Sbrocchi male. Che poi era anche interessante la trama, perché a un certo punto viene fuori la responsabilità degli dei, la responsabilità di Menelao, quindi Rockerau, Macchia Nera. A un certo punto Ettore cade dentro il fiume, se ne perdono le tracce, c'è Minni che è disperata, ma non... Cioè, è tutto in qualche modo alleggerito in maniera eccessiva da qualche parte che arriva prima o poi. Alla fine in realtà si riprende bene, perché questa tavola pagina 57 è veramente ben studiata. In questo caso è Achille che riflette sul sacrificio di Ettore, che si è sacrificato per lui, che è una cosa che chiaramente nel mito non c'è, però è molto 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 bella. E Achille agisce per vendicare comunque, farsi che il suo sacrificio non fosse vano. Ma poi alla fine vabbè, c'è la faccenda del cavallo di Troia e non molto altro, appunto, qualche colpo di scena, ma appunto segue un po' tutto il filone riguardo
la storia reale di Troia, quindi non ci sono grosse sorprese. Qua vediamo la città in fiamme, molto suggestiva, e poi ricominciano un po', cioè non lo so, il peggio sembra passato sul finale e c'è una bellissima tavola finale, vabbè, questi spoiler chiaramente, ma ero già nella parte finale da un po', con il narratore che dovrebbe essere Omero, che fa un discorso riguardo alle geste eroiche e a ognuno di noi ha un eroe dentro, che è un po' retorica però è apprezzabile, ma in generale non basta a garantire a questa storia un voto supereroe 5,5 per quanto mi riguarda. Troppe cose che non hanno avuto senso proprio come contorno, perché piuttosto che mettere più roba di contorno, mettine di meno, metti meno battute, falla durare di meno, falla durare una pagina, non una pagina, una tavola, una storia sola in un numero solo. Io non, vabbè. Ormai si è chiusa, ci sono state delle cose salvabili come appunto la parte di Ettore che si sacrifica, la riflessione di Achille, che sono delle ottime parti, veramente buone, di sceneggiatura da parte di Gagnaro e ottimi disegni di Perina, ma il resto viene buttato in mezzo così, appunto. Mi sono un po' dilungato, però ci tenevo a parlarne. Lord Eight qua presenta l'ora del terrore, Paperoga e il lungo, lunghissimo nastro misterioso di Faccini con la sceneggiatura di Giulio Gualtieri e Marco Nucci. Marco Nucci non al meglio, devo dire. Faccini invece con le sue espressioni facciali, scusate il gioco di parole, dai meglio di sé. Paperoga in uscita da un cinema mostra, trova un nastro per terra che decidi di seguire e lo porteranno fin fuori da Paperopoli. Bellissima tavola questa, si legge riga per riga da sinistra a destra, un po' come un testo scritto, ed è una roba particolare. Faccini è solito fare queste cose e molto apprezzata. Tavola migliore, questa parte in cui Paperoga quasi non si accorge dello scorrere del tempo, esce da Paperopoli seguendo questo nastro e arriva molto appunto a 3 miglia da Paperopoli seguendo questo nastro e ormai è buio. Questa è ansiogena, parecchio, ne pochissime parole, veramente due letteralmente, e un punto di domanda. E la tensione palpabile e anche un po' di angoscia da parte mia, con Paperoga che però è determinato, prosegue dritto anche in mezzo ai boschi tenebrosi per poi arrivare davanti a un castello che appunto il nastro in cui appunto il nastro prosegue, al cui interno il nastro prosegue. Ci trova un libro e vabbè, poi verso il finale si ritroverà con qua c'è un'altra tavola che mi ha dato molta claustrofobia, Paperoga circondato da queste ombre terrificanti, e poi Lord Eightquack si ripresenta e si iniziano a raccontare delle storie di paura. Molto carino, però appunto il finale l'avrei preferito più tenebroso, però è una buona storia, un'ottima storia, soprattutto per quanto riguarda le parti più cupe e paurose al centro dove Paperoga appunto si perde, molto molto azzeccate. Due parole riguardo a quella di Anacleto, Giorni senza Paperino di Davide Fortuna e Marco Mazzarello. È una storia in cui sostanzialmente Paperino parte per un lungo viaggio con Paperone per 2 mesi. E Anacleto, che aveva in mente di rompere le uova nel paniere al cugino, sì, buonanotte, al vicino per tutta l'estate, si ritrova a dover cambiare piani e si mette a vagare in giro cercando qualcuno da importunare con le sue polemiche. Girerà un po', troverà dei personaggi interessanti, scopriamo un po' così il quartiere oltre a Paperino, che è una cosa che non si vede spesso, però poi si torna sempre dove si è stati bene, come dice il detto. Una storia carina, appunto, un protagonista inedito perché Anacleto si vede quasi mai e gli hanno dato anche delle espressioni particolari, però molto ben riuscita. È stata una storia piacevole. Ma la storia migliore è all'inizio, come vi stavo dicendo prima, e si apre ovviamente con l'intero lavoro diretto e realizzato da Claudio Cerrone, con una visaglia, come si era già visto, di una bufera di neve il lungo inverno. A questo punto, Foglie Bianche, il titolo molto suggestivo, anche se il titolo dovrebbe essere comunque Foglie Rosse. Esatto, Foglie Rosse, tra l'altro sto logo a me piace un casino, è un lungo inverno. Sembra che sarà un lungo inverno, appunto, quello che sta calando sopra Topolinia, e ci sono tipe tap e
Philly, dovrebbe chiamarsi Philly, giusto? Lo dice dopo comunque, che si stanno divertendo sulla neve. E è arrivato il momento di scegliere per gli extraterrestri, non me ne voglia Claudio, ma non ricordo il nome esatto loro, comunque gli alieni che sono arrivati sotto protezione di Tip e Tap, non mi ricordo dal riassunto precedente perché non mi entra in testa il nome. Mi ricordo gli Sgargoths, che sono gli alieni nemici loro, ma non mi ricordo il loro. E queste sono le tavole appunto di tutti i luoghi bellissimi in stile pop art. Stupenda, questa è veramente stupenda, un quadro praticamente, appunto in stile pop art dei luoghi visitati dagli alieni che vogliono decidere dove stabilirsi. Poi si taglia e si arriva dagli Sgargoths. Ho apprezzato molto questi intermezzi comici perché sono molto tematici e hanno un senso, perché appunto gli Sgargoths sono dall'altra parte della galassia ma sono coinvolti direttamente a questa storia, e effettivamente ce lo chiediamo, io me lo chiedo ogni tanto quando penso Foglie Rosse, che fine abbiano fatto gli alieni e cosa stiano facendo, e vediamo naturalmente che cosa sta accadendo. Si cambia ancora una volta l'inquadratura e arriviamo dentro al laboratorio che si era visto negli scorsi episodi, dove ci sono questi scienziati che investigano sulle Foglie Rosse e pensano di essere giunti ormai a un punto di svolta. Stanno indagando riguardo ai fenomeni di magnetismo che si erano verificati negli scorsi episodi e adesso pensano che questi eventi di neve abbondante possano essere causati sempre da queste foglie. Come dicevo, in casa procede tutto per il meglio, Philly, esatto, anche Topolino si confonde. Io qua volevo fare un appunto. Allora, ci sta che siano extraterrestri, quindi appunto sono diversi da noi di aspetto. Però il genere di un personaggio dovrebbe essere chiarito quantomeno per lo spettatore. Io sinceramente non ho capito esattamente di che genere sia Philly. Ho capito che prima pensavano fosse maschio, ma a quanto pare non lo è, ma c'è ancora un po' di dubbio perché ha un aspetto che al di là del fuoco sembra essere più maschile, ma il nome è femminile, non lo so, forse transgender, una cosa del genere. Comunque penso che Claudio l'abbia voluto lasciare così volutamente, però non lo so. Per me non era così tanto importante che venisse specificato, nel senso è comunque un extraterrestre, il loro corpo, la loro anatomia sarà sicuramente diversa da quella dei topi ma anche degli umani, quindi non lo so, non vedevo tanto il senso di fare un appunto su questo, però l'ha voluto fare, l'ha gestito bene per carità, perché comunque l'ha preso come piglio narrativo per dare un dubbio a Topolino e ha dato anche una caratterizzazione in più al personaggio. Però col fatto che è un alieno, non lo so, mi fa un po' strano, però appunto era l'unica cosa che volevo dire a riguardo. Per il resto prosegue fino alla chiamata con tutti gli altri, la reunion da tutti gli altri paesi del mondo con gli altri alieni, e devono decidere dove stabilirsi. Appunto c'è chi sta in Austria, chi in Giappone, chi invece è stato in Giamaica, mi pare, a prendere lezione di basso, figata. E appunto ormai è ora. Ma c'è uno spoilerone. E questo è allerta spoiler, proprio luci rossissime. Allarme aereo, quindi proprio sirena antiaerea, scappate male. E appunto vado verso la parte spoiler, perché prima di andare a scegliere il luogo decidono di andare a guardare un po' la sala prove per la riunione appunto. Ma Philly, con una faccia abbastanza attonita, anticipa la tavola finale. Quei personaggi, quegli scienziati che si erano visti prima anche nelle tavole precedenti, hanno individuato la loro tana e, oltre ad averli presi alla sprovvista, hanno anche catturato Topolino. Questo è un finale, cacchio! Questo è un signor finale e voglio vedere cosa succede nella prossima puntata, assolutamente. Molto, molto, molto bella. Devo dire, mi ha preso, mi sta tenendo. Per quanto Foglie Rosse
all'inizio non mi avesse entusiasmato, adesso col passare del tempo mi sto lasciando trasportare in maniera molto spinta e sono contento del lavoro fatto da Claudio. Andiamo al prossimo numero con le giovani marmotte in Occhio al manuale, episodio 1 e 2. Sembra avere del potenziale. Foglie rosse, un lungo inverno, episodio 2. Pippo e la gognetta roulotte. Maggie Ricchi, una poltrona per tre, prologo. Sarà un numero molto ricco, quello della prossima settimana. Quello di questa settimana invece è concluso. Copertina particolare. È un po' uno spoilerino, effettivamente. Non lo so, forse avrei puntato un po' di più sul panorama con la neve su Topolinia, però visto che la copertina deve essere di grande impatto visivo, però appunto buona copertina. E come sempre io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Vi ricordo ogni giovedì dopo la settimana, la domenica ogni 2 settimane, il Fomento Update, in cui annuncio i video che vedrete durante la settimana per tenerci compagnia. E come sempre vi auguro una buona giornata o una buona serata.